lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Mi chiamo Ibrahim, vengo dalla Sierra Leone. Dalla mia esperienza di essere un fuggitivo, direi che da quando sono arrivato l'articolo 10 della Costituzione italiana mi protegge. Per me essere libero è di poter andare a letto la notte senza la paura di essere svegliati dal rumore di una bomba o di poter camminare liberamente senza pensare di morire il minuto o secondo dopo. E questo è quello che ho trovato in Italia, un sistema che mi protegge e la possibilità di creare un futuro. Questa è libertà per me. Ci sono diversi momenti difficili nella mia vita. Partire dalla mia casa quando avevo solo 16 anni, lasciando indietro mia madre, la scuola, gli amici, un futuro che avevo già creato, attraversando paesi, il deserto e nella Libia, ai mani di trafficanti e l'esperienza traumatica di attraversare il mare Mediterraneo. Da quando sono arrivato in Italia mi mancava mia madre e c'erano questi tristi ricordi che mi disturbavano. Era difficile, è da quel momento che ho iniziato a scrivere le mie esperienze in una forma di poesia. Mi ha aiutato a superare le mie paure. Mi ha aiutato anche a trasformare le mie paure in una cosa molto importante, non solo per me, cioè di raccontare la mia storia e quella di tanti altri ragazzi migranti rifugiati. E questo mi ha dato un scopo nella vita. Mi sono reso conto che il ponte che separa noi, i migranti o i rifugiati, e voi, gli italiani, è la comunicazione. Non è possibile fidarsi di qualcuno senza conoscerlo, è naturale. La famiglia che mi ha accolto è come il mio angelo custode. Saranno per sempre la mia famiglia, non importa dove andrò o chi diventerò.